Ragazzi, preparatevi perché il video che state per vedere è un video particolare, unico nel suo genere, perché le scene che vedrete dopo in realtà le ho girate prima. Quindi in questo momento è come se venissi dal futuro oppure dal passato, non ricordo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il vostro vichingo alias Vito Bellavita e se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e spolliciate come i vichinghi. Quello che state per vedere è il compleanno di mio cugino Alessio organizzato in un modo particolare e la cosa bella è che lui non sapeva nulla. Abbiamo organizzato questo giretto in aereo, fin dall'inizio pensavo fosse un elicottero, poi ho scoperto appunto che si trattava di un piccolo aereo. E per farlo scendere il giorno del suo compleanno abbiamo inventato questa piccola gita nel bosco perché a lui piace il bosco e quindi lo abbiamo ingannato così. Senza perdere troppo tempo, andiamo alle clip. Andiamo nel bosco, incredibile! Sei contento? Sì! Una prima impressione da quindicenne. Sono il più grande. Cioè, vedere Manu con la videocamera è qualcosa di incredibile. Comunque, ci dirigiamo nel bosco a festeggiare il compleanno di Alessio in mezzo alle marmotte e alle talpe. E i castori? Anche i castori, ovviamente. Okay. Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! I want to be free! Guarda dove siamo! Non ci posso credere, ragazzi! Questo è l'esatto momento in cui ha scoperto dove eravamo diretti. In pratica lui aveva capito tutto una volta arrivati in questo piccolo aeroporto. Quindi praticamente oggi saliremo su un elicottero! Sì! Sei contento? Bosco. Il bosco non c'è, era tutta una finzione, hai capito? Ce lo siamo immaginati. Sì, soltanto che avrò un po' di paura. Tu paura? Cioè Manu, paura, non ci credo. Dimmi se questo non è un regalo di compleanno originale. Molto originale. Lo guido io l'elicottero. No Ale, non lo guidi tu. Cioè, perché no? Perché non abbiamo la patente, non lo sappiamo pilotare. Io so fare tutto. Guarda. Ragazzi, siamo in questo piccolo aeroporto e praticamente viaggeremo con un elicottero. Manu è pronto. Io sinceramente non me lo aspettavo perché all'inizio avevo un po' di paura, ma alla fine si è deciso. Manu, cosa ne pensi di questo giro in elicottero? Sarà l'esperienza più bella della mia vita. Addirittura, cioè, sei così ottimista, complimenti. Sono sicuro, fra 15 minuti me ne pentirò. Non te lo volevo dire. Ovviamente davanti ci sto io. Ma certo, Alessio, oggi è il tuo compleanno, quindi giustamente ti devi godere questo giorno al massimo. E tu dietro. In ogni caso sarà fantastico. Siamo pronti, ragazzi. Il giro. C'è un po' di vento, però prevedibile. Ma siamo pronti per questa nuova esperienza. Sono sicuro che sarà fantastico. Ovvio. Me ne pentirò. Quante volte ho detto fantastico in questo video? Avevo dimenticato il cellulare in macchina e dovevo fare le mie storie, quindi di conseguenza sono dovuto correre a prendere il telefono. Prima sali tu. Se mi metto la sali e... Aspetta, prima fai salire l'autista. Prego. Vai Manu, forza! Il primo avventuriero di oggi. Adesso tocca a me. Aspetta, ce la faccio? Sì. Allora ragazzi, Manu mette la cintura di sicurezza. Dove ci porti Alessio? Andiamo verso l'America. Ragazzi, questa è la cabina di regia. Questo pulsante. Quello è per parlare. Fascentose, premere e parla. Io pensavo che era tipo quello dei film che tu macchi ti spari in alto. Ah, tipo Mayday, Rogers. Non è missili, è te Mayday. Me ne pentirò. Non ci sono altre cinture. Vanno bene queste. Pompa carburante. Quindi questo è una checklist che si fa sempre quando si parte. Assolutamente certo. Perfetto. Si parte, ragazzi, si parte. Si sentirà tutto. Vabbè, non ti preoccupare, comunque sarà tutto molto genuino e naturale. Ok ragazzi, vi avverto, adesso ci sarà un po' di rumore perché eravamo dentro un piccolo aereo e chiaramente avevamo il motore attaccato qui. Pensate che tutto il tempo abbiamo urlato e quantomeno abbiamo cercato di farci capire. Ok, Vito del futuro, possiamo tornare nel passato. Si parte per questa nuova esperienza, voglio tanti pollici in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché soltanto i vostri vichinghi vi portano a fare queste esperienze. Sono belli i miei capelli, vero? Sì. Mayday, Rogers. Rispondete passo. Quanta paura hai, Manu? 100 su 100. 100 su 100. Anzi, 1000 su 100. Wow. Cioè, in pratica per girare devi usare i pedali che sono a terra, non quello, perché forse quello è successo in aria. Ah, ok. Lo ricordavo diverso l'aereo. Questo è un aeroplano, è diverso. Credo che vada il più veloce della banda.
Quello sicuro. Ok, si vola. Non ci credo. Ok. Si vola. Wow. Anche un pallone quanto mi aspettassi. No ragazzi, fantastico. Guardate, stiamo volando. Inizio a sentire un vuoto nello stomaco. Tutte le stesse cose con Maro, come ti senti? Mi sto rilassando! Aiuto! 1500 piedi! 1500 piedi, ragazzi, cioè pazzesco! Quanti calzette ci vogliono? Un sacco di calzini ci vogliono per 1500 piedi! 1500 calzini! Ah, giusto, 1500 calzini! È una delle cose più incredibili del mondo! Quanto è bello volare! Guardate, ragazzi, guardate che panorama! Il mare, tutta la bella Palermo! Il golfo di Palermo! Non ti vedo bene! Che succede? Niente! Mi sto addormentando! Ti rendi conto che stiamo volando a 1500 calzini da terra? 2200! Pazzesco, ragazzi! 2200 calzini e andiamo sempre più in alto! Ragazzi, guardate che meraviglia, che spettacolo! Le montagne, i monti! Fa veramente tanto caldo perché non ci sono i finestrini, perché non si possono aprire, ovviamente! E il caldo è atroce perché siamo vicini al sole, quindi... I palazzi sono piccolissimi, sono più grandi noi! Siamo forti! Siamo vichinghi! Ragazzi, è fantastico! È il regalo più bello della mia vita! Abbiamo conquistato anche il cielo, ma vichinghi! In questo momento abbiamo staccato la costa e siamo in mare! Miami? No! Sicilia, Palermo! Il mare che ha lo stesso colore del cielo, ragazzi! Una nave in mezzo al mare che sembra una freccia! Guardate che bello! Quello lì è lo stadio, guardate! Lo stadio della nostra città! Sud-est di Montreale. Attualmente 1800 piedi in discesa. La terra sembra più piccola di me. Buongiorno da Mondello. Guardate ragazzi, quella lì è Mondello. Com'è che si dice? Verso l'infinito e oltre. Manu in attesa per ritirare il suo attestato di volo. Come ti senti, Manu? Bene. Tu come ti chiami? Alessio. Il nostro giro turistico è finito. Manu è felice perché finalmente ha il suo attestato, il suo battesimo di volo. Alessio lo stesso. Cosa più importante? Quale mi regali? Ma stai parlando di un aereo? Sì, voglio quello. E vabbè, dai, quando divento ricco te lo compro. Eccoci qua, finalmente a casa. Il nostro Manu, che stai facendo? Mi sto sedendo, sono veramente stanco. Sei stanco? Perché? Ho fame, ho un po' di nausea. Ma come fa, ragazzi? Come fa questo a pensare sempre a mangiare? Io mi sento tutto scombussolato. Questa è mia, perché è il mio compleanno, quindi me la regali. Te lo puoi scordare, ovviamente. Guardate quanto è tutto fashion blow oggi, ragazzi. Si vede che è il suo compleanno. Sei contento di questo regalo? Questo sì. No, questo non è tuo, questo è mio. Allora, è stata un'esperienza fantastica, unica nella vita, però durante l'atterraggio ho avuto un po' di paura. Vabbè, ma quello è normale, anch'io. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!